Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo cappottino veramente molto caldo, molto carino, molto semplice da fare, che io ho deciso di chiamare cappottino polare. Per quanto riguarda il filato, io ho deciso di utilizzare uno dei nuovi della Mistrico Filati. Avevo già utilizzato l'amicone, quello a tinta unita, per realizzare il maxi pullover. Questa volta ho deciso di utilizzare l'amicone Color e il colore che ho scelto io, lo 01, che si chiama appunto colore polare. E quindi ho deciso di dare questo nome anche al cappottino. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 100 metri ed è formato dal 95, dal 50% acrilico, 50% poliestere. Per realizzare questo cappottino, che è una taglia S, però è morbida e poi in realtà lo potreste chiudere di più, solo che sapete, io non amo che mi si chiuda del tutto, ho utilizzato 700 grammi di questo filato, lavorando con l'uncinetto del numero 8, quindi più l'uncinetto più piccolo rispetto a quello che ho usato per realizzare il maxi pullover. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncinettando con i filati, in cui troverete questo filato e anche in tutti gli altri colori, sia tinta unita sia a un amicone color. E vi ricordo anche che dal 24 è attivo sul sito lo sconto su moltissimi filati del 15%, e questo è uno dei filati che trovate al 15% di sconto. I saldi finiranno domani, che è il 27, quindi mi raccomando, approfittatene subito per avere su questo e su tantissimi altri filati lo sconto del 15%. Per una taglia M io direi dovete andare a prendere almeno 900 grammi, quindi due gomitoli in più. Per una taglia L, secondo me, ve ne serve 1,1 kg. Se la volete fare lunga quanto l'ho fatta io, e comunque se la volete chiudere un po' di più, vi occorre sempre quel gomitolo in più, e vi ricordo che io comunque ho fatto anche il cappuccio. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima. Io volevo creare un cappotto che desse risalto al filato e quindi e che fosse comunque con un punto molto coprente, quindi è un punto semplicissimo che si ripete con ripetendo sempre tre giri, che sono molto semplici, e ho utilizzato sia il punto per fare tutto il cappotto sia allo stesso punto per fare le maniche, solo che le maniche ho rifinito con un polsino facendo 4 giri di maglie basse in rilievo, quindi giusto per stringerlo un po' e fare un polsino diverso. Una volta fatto il cappotto, una volta fatto le maniche, sono andata a creare questo cappuccio, anche questo molto semplice, sono tutte maglie alte in modo tale da avere anche il cappuccio bello senza fuori, quindi molto coprente. E una volta fatto tutto sono andata a mettere i miei alamari. Io ne ho messi due, non li ho distanziati troppo in modo tale da lasciare comunque un po' aperto qui, perché vedete, io voglio poter indossare questo cappottino così come lo state vedendo in questo momento, con sopra un maxi sciarpone o con sopra una stola, e quindi non avevo necessità che si chiudesse del tutto, ma voi potete mettere gli armadi un po' cucini un po' più distanti e quindi chiudere di più il vostro cappotto e naturalmente metterne anche un po' di più. Io ne ho messi due, voi ne potete mettere anche tre o quattro, oppure mettere i bottoni come preferite. Detto ciò, spero che anche questo semplicissimo ma caldissimo, mi posso assicurare che è veramente caldo cappotto, vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spruzzare, oppure potete taggarci su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio, sia Uncinettando con i filati, se avete acquistato il mio stesso filato o presso la merceria Coleti o sul sito Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo al prossimo tutorial, che naturalmente arriverà prima del 31, in modo tale poi da darci gli auguri di buon capodanno. Io nel frattempo vi auguro, oggi è 26, quindi con un giorno di ritardo, gli auguri di buon Natale anche qui su Facebook, e come sempre, come vi ho detto, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao a tutti! Per realizzare il nostro cappotto, io corto, questa volta un po' più corto di quello che ho fatto ultimamente, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filato in linea Amicone Color. Questa volta il colore che ho scelto è lo 01, che è questo colore stupendo dove ha del beige, del marrone, del grigio, veramente molto carino. Lavorerò con l'uncinetto numero 10 e io vi faccio vedere un campione molto piccolo, perché la lavorazione sarà veramente molto molto semplice. Diciamo
diciamo che faremo parlare più che altro il filato e le varie cose che andremo a mettere sopra questo cappotto. Comunque, io monterò nel mio cappotto originale, monterò 68 maglie. Per fare il cappotto, mi raccomando, prendete o la larghezza dei fianchi o la larghezza del vostro seno, in base a cosa avete più grande, e mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella larghezza. Dovete tenere presente che comunque non abbiamo bisogno di avere un numero pari o un numero dispari, non è importante, quindi potete mettere io ho messo 68, voi potete mettere 75, 76, non è un problema. Io direi che se per una taglia S sono andata a mettere 68 catenelle, per una taglia M occorrono almeno sui 12-16 catenelle in più. Per una taglia L io direi anche 22 catenelle in più. Detto ciò, vi faccio subito vedere come andare a fare i nostri tre giri, che sono semplicissimi. Primo giro, andiamo a fare 2 catenelle che sono... Ah, io ho montato 10 catenelle, scusatemi. Andiamo a fare 2 catenelle che sono la prima maglia alta. Salto la prima catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. E continuo così per tutto il giro. Andrò a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale nel mio campione di 10 maglie alte, mentre vi ricordo che nella mia lavorazione vera e propria saranno 68 maglie alte. Quindi continuo così per tutto il primo giro. Ho terminato il primo giro, ho fatto quindi 10 maglie alte, giro la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che è uguale al primo. Quindi vado a fare questa volta però 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 10 maglie alte. Prima avevo fatto solo 2 catenelle perché già la quella catenella che saltavo equivaleva alla terza catenella che mi serviva, quindi faceva tutta una maglia alta. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, terminato il secondo giro vi farò vedere come fare il terzo. Sto terminando anche il terzo giro, vado a fare l'ultima maglia alta entrando nella terza catenella. Mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo e ultimo giro. Entro direttamente nella prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. E continuo così, una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi il terzo giro è veramente semplice. Io ho scelto di fare una lavorazione semplice perché, a parte il filato è bello grosso, non volevo poi qualcosa di troppo di forato e non volevo neanche qualcosa in rilievo. Per questo ho deciso di alternare tranquillamente 2 giri di maglie alte con 1 giro di maglie basse. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare la mia ultima maglia bassa. E adesso si ricomincia dal capo dal primo giro, quindi delle 3 catenelle che sono la prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Quindi ripeto, questi sono i tre giri, veramente semplicissimi. Cambieremo soltanto, poi vi farò vedere per quanto riguarda la manica, il polsino, e poi faremo comunque anche un cappello, perché ho deciso di fare questo cappotto con il cappello. Quindi adesso io vi ripeto che ho lavorato 68 maglie alte, lavorerò questi tre giri, vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto i giri e poi andremo a dividere la parte dietro dalle due parti avanti del nostro cappotto. Allora, ho ripetuto il motivo partendo dal basso fino all'arrivare all'altro per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte. Adesso sono andata poi a mettere i marcatori. Vi ricorderete che io ho 68 maglie alte e ho fatto in questa maniera. Ne ho messe 18 davanti, quindi maglie basse, perché io sto facendo il giro di maglie basse, per ogni lato e il resto tutto dietro, in modo tale da avere comunque dietro la parte più un po' larga e il resto quindi tutto sul davanti. Quindi ripeto, 18 sul davanti e il resto tutto dietro. E adesso tornerò a lavorare normalmente i miei giri, però fino in maniera più piccola, perché lavoreremo separatamente le tre parti. Quindi vi faccio vedere un attimo come. Allora, vedete, io non ho spezzato il filo, qui ho il mio marcatore e quindi vado a lavorare normalmente il mio primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale sopra ogni maglia bassa, per un totale nel mio caso di 18 maglie alte.
E poi vi farò vedere come terminare quindi questo giro e come ricominciare. Giusto per farvi capire, non cambia niente, andiamo soltanto a lavorare su meno maglie basse, perché andiamo a lavorare quindi, come vi ho detto, sulle 18 maglie basse invece che come prima che lavoravamo su tutte le maglie basse. Bene, sto terminando quindi il primo giro, sono arrivata dove ho il marcatore, prima del marcatore c'è la mia 18ª maglia bassa. E vado a fare quindi la mia ultima maglia alta per un totale di 18 maglie alte. Adesso giro la lavorazione e ricomincio da capo andando a fare il mio secondo giro, che consisteva nel realizzare di nuovo un giro di maglie alte, quindi 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta. E poi andrò a fare il giro di maglie basse. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e farò la stessa cosa anche dall'altro lato. E poi lavorerò dietro ripetendo sempre lo stesso numero di motivi. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altezza delle spalle, ripetendo sempre i miei 3 giri, che sono 2 giri di maglie alte e un giro di maglie basse. Allora, io ho terminato sia le 2 parti avanti che la parte dietro. Quando però sono andata a lavorare la parte dietro, ho lasciato libero una maglia bassa, sia da questo lato che da quest'altro lato. Quindi ripeto, io ho fatto le 2 parti avanti e ho fatto la parte dietro, lasciando però libera una maglia bassa. Ho ripetuto il motivo per 2 volte e poi ho ripetuto un giro di maglie alte. Adesso andrò a cucire le spalle e poi mi vedremo come andare a fare la manica. Naturalmente per le spalle vi dirò quanto sono andata a cucire. Sono andata a cucire le spalle e io ho cucito per 10 maglie alte, quindi dall'esterno verso l'interno ho cucito per 10 maglie alte, che sono circa 8 centimetri, forse anche 9. Io ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato e adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la nostra manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 10 e farò sempre lo stesso motivo, solo che adesso lavoreremo in tondo e vi faccio vedere come iniziare a fare. Allora, vi ricorderete che io ho lasciato una maglia bassa di separazione tra la parte avanti e la parte dietro, quindi entro con l'uncinetto, mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Entro in questo forellino qui a fianco e vado a fare un'altra maglia alta e continuo, vado dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare una maglia alta. Ops, scusatemi, in questa maniera vado dove ho il foro e vado a fare una maglia alta, vado dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare una maglia alta, vado dove ho la maglia bassa orizzontale, vado a fare una maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Alla fine vi dirò quante maglie ho fatto. Stavolta io non devo andare a stringere la lavorazione, anzi deve rimanere bella larga perché voglio delle maniche belle larghe, quindi continuo a lavorare in questa maniera. Alla fine vi dirò quante maglie alte ho fatto. Sto per terminare il primo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e vi dico che io ho realizzato un totale di 25 maglie alte e adesso vado a fare gli altri 2 giri, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi continuo così per tutto il secondo giro. Il terzo giro dovremmo fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e poi il classico giro di maglie basse. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. 2 giri di maglie alte, un giro di maglie basse. Io naturalmente vi dirò per quante volte ho ripetuto il motivo e poi vi faccio vedere come andare a fare un polso un po' particolare. Allora, per quanto riguarda la manica, ho ripetuto il motivo, quindi i miei 3 giri per 9 volte, terminando con la maglia bassa. E adesso vado, come vi ho detto, a fare una sorta di polsino, però non stringo, vedrete che la lavorazione si stringe un po' da sola. Vado soltanto a fare altri 3 giri di maglie basse, ma di maglie basse in rilievo, e vi faccio vedere subito come. Io ho chiuso sempre il mio giro di maglie basse con una maglia bassissima. E vado a fare normalmente una maglia bassa, quindi rientro senza alzarmi con la catenella e vado a fare una maglia bassa,
E adesso vado a fare delle maglie alte rilievo dietro, quindi vado a fare la maglia bassa, ma non entro qui, entro solo nel filo dietro e vado a fare tutto il giro così, entro sempre solo nel filo dietro in questa maniera. E di giri così ne vado a fare ben 3. Quindi questo è il mio primo giro e continuo sempre così. Vedete, entro sempre nel filo dietro. Continuo così per tutto il giro e, come vi ho detto, vado a ripetere il giro per 3 volte. Come vedete, ripetendo il giro per 3 volte, la manica si è creato questo piccolo polsino dove la lavorazione sia un po' stretta ma neanche tantissimo, quindi resta comunque larga, ma è bella perché quindi abbiamo un polsino un po' diverso. Detto ciò, adesso andiamo a fare l'ultima cosa per no, ovviamente non proprio l'ultima, però andiamo a fare il cappello sopra il nostro cardigan. Per fare il nostro cappello io non farò altro che andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta dove ho la cucitura e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta dove ho la cucitura, una maglia alta sopra ogni maglia alta, sempre lavorando con l'uncinetto del numero 10 e ripeterò il motivo fino a quando penso, ma almeno ripeterò il giro per credo 7 volte, però poi alla fine vi dirò. Quindi io mi aggancio qui dove ho la maglia alta e mi vado a fare le mie 3 catenelle che sono a prima maglia alta e, come vi ho detto, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta perché sto andando a realizzare il mio cappello. Vi dirò alla fine quanti giri di maglia alta ho fatto e poi come andare a chiudere il cappello. Allora, ho terminato anche il cappello, io ho ripetuto il giri per 14 volte, quindi ho fatto 14 volte il giro di maglie alte e poi sono andata a cucire piegando dall'interno, dall'esterno verso l'interno, quindi piegando il mio rettangolo e cucendo queste due parti in modo da vedere il cappello a punta. Vedete, questi sono i giri e questo è quando sono andata a cucire. Un cappello molto semplice. Adesso io devo decidere soltanto se creare una cintura per chiudermi il mio cappotto o mettere invece gli alamari. Devo ancora un po' decidere. Diciamo che adesso mi proverò il cappotto e alla fine deciderò se chiudere facendo una cintura con lo stesso filato oppure andando a mettere gli alamari.